Ehi, hey, Pokéfanatici, e bentornati in una nuova parte di Pokémon Rubino Omega! Proseguiamo con i leggendari. Percepisci una presenza oltre le nuvole nere. Vieni investito da un forte vento. Vuoi avventurarti dentro le nubi? Certo! E andiamo a prendere il trio Kami. Tranne Thundras, che purtroppo si può prendere solo in Zaffiro Alpha. E passiamo a Tornadus! Ok, preso Tornadus, non è stato molto difficile, quindi ti ringrazio, mio caro. E con questo ci assicuriamo il primo Pokémon del trio Kami, colui che governa i venti. Ha la parte inferiore del corpo avvolta in una nuvola di energia, sfreccia nei cieli a 300 km orari. A molti non piace l'aspetto del trio Kami, invece io li trovo carini, almeno in questa forma. Poi nella forma totem è un altro discorso. Pronti a catturare anche Landorus, colui che governa le terre. Per prenderlo ovviamente bisognerà avere anche Thundras, quindi ringrazio Pokécraft99 come al solito per avermelo scambiato. Ed eccolo qui! Preso! Landorus è stato un po' più complicato, mi ha fatto sprecare qualche ball in più, ma alla fine è entrato. Vedete anche il Thundras Shiny, ci facciamo trattare proprio bene. Registriamolo nel Pokédex. Poiché le terre che visita producono abbondanti raccolti, è considerato una benedizione per i campi. Con la sua cattura andiamo a completare tutti i leggendari di Unima presenti nei remake di terza generazione, quindi nella prossima parte passeremo all'ultimo leggendario catturabile in questo modo, nonché quello più difficile da trovare. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi se non siete ancora iscritti e ci vediamo alla prossima parte. Bye bye!